Hola, benvenuti in questo nuovo video. Oggi nuova serie Decluttering. Se l'anno scorso non sono stata bravissima né a registrarli né a eliminare le cose, questa volta mi impegnerò perché sia il più cattivo di sempre. Devo veramente liberarmi da tutte le cose scadute. Cercherò di tenerne poche per collezione perché, come sapete, è la mia passione, quindi ogni volta per me è proprio un colpo al cuore eliminare alcune cose, però farò la brava e soprattutto per quanto riguarda i prodotti per la base li eliminerò. Detto ciò, come prima cosa vorrei fare questa zona qui, come secondo video pensavo invece a tutta la cassettina qua, poi i vestiti, skincare, fare proprio un decluttering generale della mia vita. Perché praticamente ci sono tantissime cose, soprattutto anche nei vestiti che non uso, che però tengo sempre là. Avrei pensato che questo 2021 sia l'anno della svolta, quindi voglio eliminare tutte le cose che non mi servono, che mi creano confusione, soprattutto in armadio, eccetera, eccetera. Infatti ho preso anche un'etichettatrice per scrivere le scadenze, così ogni volta che scade un prodotto, pium, butto. Niente, direi che possiamo iniziare, spero che questa serie di video vi piaccia. L'altro giorno, quando stavo sbocciando alcuni prodotti, ho visto proprio che c'erano dei fondotinta che ormai erano andati a male, tipo questo qui aveva colori diversi, cioè non so se si percepisce, ma tipo qua più scuro, qua più chiaro, quindi mi sa che questo è proprio da eliminare. Qua terrò le cose che appunto butterò barra darò via. Qua mi sa che la situo è la stessa perché più o meno, vedete, sì, non so se si vede bene, ma è proprio cambiato il colore del fondotinta, ormai ce l'ho da parecchio tempo e purtroppo succede. Mamma mia, fa impressione. Questa qui è nuova, quindi la tengo. Questo in realtà non è nuovissimo, però è uno dei miei fondotinta preferiti. In teoria dovrebbe ancora essere valido. Mi sembra ancora integro, quindi lo teniamo. Questi sono appena arrivati, quindi li tengo. Questo troviamo, questo di Milk, che ormai è vecchio, lo do via. Questo si vede già da qui che ha cambiato colore, quindi direi addio. Questo è nuovo, lo tengo. Questi qua ormai sono davvero vecchi. Li utilizzavo 2 anni fa, sì, ciao. Questo correttore di color pop si è tutto separato, quindi anche lui, ciao. Questo in stick di Benefit lo tengo, mentre questi due li do via. Beh, lo tolgo dalla scatola perché sennò non lo uso mai. E lo tengo, ok, qua. Ed è già più libero. Ora, questi qua sono un po' tutti vecchiotti. Questo si è separato, quindi lo do via. Questi mi sa pure, questo è quasi finito e questo è davvero vero vecchio, quindi meglio eliminarli. Questi in realtà non ce li ho tantissimo, quindi penso che li terrò tutti. Questi sono nuovi. Questo ormai è vecchietto, quindi direi che lo salutiamo. Ok, questo qua lo devo finire. Mi piace un sacco il correttore di Huda, quindi lo tengo. Questi qua di Jeffrey posso ancora tenerli. Tarte lo tengo, questo di Dior lo tengo, Zoeva lo tengo, questo di Wycon lo tengo. In realtà i correttori sono quasi tutti nuovi. Questo di Makeup Revolution è molto carino, era qui. Questo di MAC mi sa che lo do via perché ormai è vecchio e anche lui sta facendo delle cose strane all'interno. Questo qua è recente. Natasha Denona devo tenerlo da parte perché non lo uso mai. Qua abbiamo il Gogo Tint che non c'entra, qua abbiamo i correttori nuovi di Clio, quindi qua non ho eliminato troppe cose. Purtroppo qui ha smesso di funzionare il mio microfono, quindi farò il voice over del restante video, spero vi faccia piacere comunque. Qua stavo selezionando i vari prodotti in crema, blush, bronzer, illuminanti da tenere. Questo di By Terry non è un colore che uso tanto, quindi ho preferito darlo via. Qua stavo guardando la colorazione di questo stick di Inglot, e mi piace molto, quindi lo tengo. Poi qua abbiamo un prodotto di Wycon che mi sa che è sold out, quindi non lo mostro tanto, però mi piace, quindi lo tengo. Qua un altro di Inglot e ho deciso che terrò quello lì prima e questo lo do via perché lo uso meno. Poi questi prodotti devo ancora provarli, quindi li metto nel tavolo così mi ricordo. Questo è della collezione di Wonder Woman e lo tengo. E tadan, questi sono i prodottini che darò via. Sono stata abbastanza brava, dai, pensavo peggio. Ora tiriamo fuori tutte le palette, illuminanti, blush, terre e via dicendo.
E vediamo un po' cosa tenere. Sicuramente questa palettina di Essence la tengo, l'ho messa anche nei preferiti del 2020, mi piace molto. Poi questa palette di By Terry invece la do regalo perché non la uso tanto. Questo illuminante di Huda, anche se non si trova in giro, ormai ce l'ho, lo tengo, mi piace molto. Tra queste due penso che terrò solo quella più colorata perché ho tantissime palette illuminanti e alla fine preferisco darla a qualcuno che la usa di più. Idem per questa qua di Douglas. La Shade and Light ormai è vecchissima, veramente troppi anni, quindi la diamo via. Questa qua è abbastanza nuova, di Be Perfect, l'ho presa da poco quindi la tengo. Questa di Diego La Palma la do via perché ne ho tante simili. Questa di NYX la tengo, mi piace molto. Per quanto riguarda queste di Likica, penso che ne terrò solo una. Questa qua, penso sì, con l'illuminante dorato. Questa è troppo rosata, non la userei tanto, meglio darla a qualcun altro. Questa di MAC la tengo. Questa di Kiko la tengo, è nuova. Questa palette di NARS è bellissima, ovviamente la tengo. Gli illuminanti sono un po' cremosini, non sono super polverosi, mi piacciono. E i blush, ciao, questo è il mio preferito, lo amo alla follia, quindi teniamo. Questa di Too Faced, andiamo via. Qua ero un po' indecisa perché l'illuminante mi piace un sacco, però le altre cialde non le uso mai. Quindi alla fine ho detto vabbè, la do via, non ci credo nemmeno io. Questa di Smashbox la amo, mentre questa qua di blush la uso un pochino meno, quindi la do via, sicuramente non la utilizzerò tanto. Queste di The Lady ovviamente le tengo, mi piace tantissimo Roma, gli illuminanti, questo boss l'ho usato spesso per i look viola, quindi ovviamente le tengo, anche se sono giganti. Queste di Kaleidos molto carine, però tengo la medium e la light e la dark le do via. Queste di Pixi non le uso mai, i blush non mi piacciono così rosa, quindi le do via, però tengo quest'altra che ha l'illuminante e le varie terre blush che mi piacciono molto di più, quindi sì, lei la tengo. Questa è vecchia, però è un ricordo, quindi non posso non tenerla. E mi piace troppo. Illuminanti con vari riflessi la tengo. Queste due mini palette alla fine le regalo, perché ne ho davvero troppe. Questa devo ancora provarla, quindi la tengo, bellissimo il pack. Questa la tengo di Wycon, mi piacciono molto i blush. Gli illuminanti sono un po' particolari, soprattutto quella destra, però ci sta. Questa è la copia, diciamo, di quella di KVD, la do via. Questa è ormai vecchissima, mi piacciono un sacco, però non posso tenerla. Questa per collezione la tengo. Di queste due volevo tenerne una, quindi stavo un attimo guardando le tonalità e alla fine tengo questa. La sentita di titolo numero 1, l'altra la do via. Questa di Inglot l'ho composta io, ma devo ancora utilizzarla bene, quindi me la metto sul tavolo. Questi di MAC sono degli illuminanti, bellissimo il pack, però non sono super power. Alla fine la tengo per collezione. Questa invece mi piace molto di Jeffree, super power, guardate che roba, cioè sono veramente super pigmentati. Alcuni si possono usare anche come ombretti perché è un po' scuri, però la tengo, questa via. Questa di Dior l'ho messa nei bocciati, però la tengo perché quel colore mi piace molto, gli altri non li uso tanto, però vabbè ormai ce l'ho, quindi la tengo. Questa è una delle mie preferite di Benefit, la tengo. Passiamo alle palette di DMT, questa la tengo perché ha dei violetti lilla che uso molto spesso, questa pure mi piace tantissimo. Queste delle terre devo capire quale tenere perché mi sa che uso la media, questa adoro, ciao, la tengo. Poi, questi illuminanti sono troppo spessi per me, quindi li darò via. Questa è troppo scura per me, quindi la regalo. Questa è forse la più chiara, quindi do via questa qua e tengo la prima che vi ho fatto vedere. Altri illuminanti che do via, quindi tengo le altre. Ah, abbiamo trovato un'altra palette, questa qua do via anche lei. E queste palette di Moolah Sassy penso che le darò via perché utilizzo molto di più la Good Trip, quindi via quelle tengo questa. Questa di Huda devo tenerla per provarla meglio e quella di Wycon la do via. E Taki Taki. Dopo pulirò anche il tavolo, tranquilli. Palette di Sephora illuminanti la tengo, devo ancora provarla. Questa è bellissima di Line Crime, super colorati. Idem per questa Metal Crush di KVD, addirittura il buco, la amo. Questa la do via. E questa qua, alla fine della storia, la darò via perché tengo l'altra. Alla fine c'è la Hoola che è molto simile, Cookie molto simile. Ci sono alcune cialde diverse, però uso molto di più l'altra. Quindi niente, la Cheek Leader la regalerò a qualcuno che la utilizzerà sicuramente più di me. E questo buchetto, onestamente, metterei una cialda piuttosto che il pennellino, però vabbè, niente, la Cheek Star adoro. E questo è tutto quello che ho eliminato. Quanto sono stata brava, voglio un applauso. Brava Melissa! Passiamo a questo cassettino, non abbiamo tanto da eliminare, però alcuni primer vecchi, altri che non mi piacciono particolarmente, le mini taglie che non uso mai. Ecco, diciamo un po' un mix, tipo questa di Anastasia è quasi finita, piccola la do via. Questa di Essence la tengo. Questo qua lo do via di Smashbox perché è super vecchio. Questo di Morphe lo regalo perché non mi piace trasparente, preferisco quelli che coprono, visto che ho 3000 venette, questo idem di Fenty. Questo qua devo ancora provarlo.
Lo tengo di Make Up For Ever. Poi qua ne ho uno super usato vecchio che l'ho ricomprato e non ho capito perché l'ho tenuto, quindi quello là ovviamente lo do via, cioè lo butto perché è finito, mentre l'altro lo tengo. Questo lo do via sempre per la stessa storia, che non copre e io non li uso, quindi non ha senso tenerli, anche se swatchandolo si vedeva che era vecchio, infatti era tutto grumoso, quindi buttato anche lui. Passiamo alle labbra. Questo lo do via, cioè lo butto perché ormai è finito e non mi va più di andare dentro con le unghie a prenderlo. Ne ho un altro nuovo in camera. Questo di Mama Beauty è super top perché va a levigare le labbra, quindi poi il rossetto si applica da Dio. Questo di MAC lo do via. Questo qua sono un po' indecisa, non ho capito se mi piace o meno di Huda, però per ora lo tengo. Sì, dai. Sì, anche se è sporco di colla per ciglia finte, ops. Questo di Fenty lo do via, mentre i balsami colorati li tengo tutti, che sono stratop, i balsami colorati di Fenty. Lo scrub di Pupa lo do via, lo scrub di Morphe più il lip balm li tengo, che li ho comprati da poco. Questo di Fresh è stravecchio, quindi anche lui è giunto l'ora di darlo via, mentre quello lì alla menta lo tengo. Qua abbiamo alcuni scrub e maschere, alla fine do via solo quelle di Laneige, per il resto le tengo. Quella alla lavanda è normale, quella alla vaniglia ce l'ho in bagno e mi piace. Passiamo alle sopracciglia. Qui abbiamo diversi prodotti e voglio fare una pulizia bella bella grande. Gel di Anastasia sono indecisa, mentre quelli colorati do via quello scuro e tengo solo quello chiaro. Qua di Benefit ovviamente tengo i miei preferiti, mentre altri li do via. Questo qua piccolo di Anastasia lo tengo e ho deciso di dare via quello grande che ormai era vecchio. Questo punto lo tengo, rimettiamo tutto dentro. Quello è un matitone in più. Qua abbiamo alcune matite di Fenty, alla fine le ho sbocciate, questo lo do via. E ho deciso che terrò solo un colore, perché sennò poi non lo uso mai perché dico quale sarà il mio colore, non c'ho mai voglia di sbocciarli. E alla fine ho scelto questo. Anastasia è troppo chiara, do via. Qua abbiamo Astra che tengo. Un'altra matita di Benefit che tengo, l'amo quella. Qua abbiamo KVD che ho due colori, quindi anche qua sbocciati e deciso quale tenere. Scusate se a volte è fuori fuoco, però appunto cerco di mettere a fuoco il più possibile. Lime Cream tengo, questo è il Gimme Brown di Benefit, lo amo, lo tengo e via. Metti in ordine, Melissa. Eyeliner, questo di Clio è un po' secchino, quindi ho deciso di regalarlo. Questo di Astra invece, come vedete, sembra super scrivente ancora, quindi teniamolo, molto bello il subliminal. Qua ne abbiamo due di NYX bianchi, uno è un po' più secco dell'altro, quindi tengo quello più scrivente, quello un po' più secco lo do via, penso che lo butterò in realtà. NYX dell'anno scorso di Natale non scrive più tanto, lo butto via, mentre tengo questo di quest'anno. Ne ho tantissimi NYX. Questo di Wacom non era male, quindi lo tengo. Jouer, molto scrivente ancora, mi ha sorpreso. Banana Beauty super scrivente. Too Faced è un po' secchino, però alla fine lo tengo perché è super sottile. Ah, eccolo, in realtà è qua quello di Moolah Marrone, ovviamente lo tengo. Non ho eliminato tanto, devo fare meglio ora con le matite. Ah, questo è super piccolo di NYX, tengo. E anche questo qua che fa tipo i puntini, molto carino, quindi non ho altri eyeliner del genere, lo tengo. Questo qua marrone di Benefit lo do via, non mi fa impazzire l'applicatore in feltro, è un po' troppo grosso. Qua di Huda ne ho due, poi in realtà ne troverò anche un altro, quindi per sbaglio poi si è rotta la mina, cioè ho fatto un casino qua, quindi li ho eliminati tutti e due alla fine questi qua, ma non lo sapevo ancora. Melissa del futuro che ormai sa già tutto. Questo è super sottile di Wacom, lo tengo veramente. Una micro mina. E un eyeliner verde può sempre servire. Passiamo. Ah no, manca questo qua di Fenty che do via. Ne ho un altro nuovo comunque. E questo ormai è vecchio. Questo di Tarte, sia la matita che l'eyeliner. Non so perché lo uso poco. Non è male. Però anche questa la matita tipo sia un po' rotta, un po' vecchio. Quindi ho deciso che lo darò via. Poi. Mettiamo a posto. Qua stavo provando delle matite di Fenty. Questa grigina metallizzata non la uso, mentre questa marroncina sì, quindi la tengo. Astra, via. Qua stavo provando diverse matite blu per capire quale tenere, quale no. Alla fine tengo quella di Make Up For Ever. Questa di NYX, pazzesca, come tutte queste colorate, quindi le tengo tutte. Questa di Make Up For Ever la amo. Peccato che quella nera tipo l'ho temperata e non si tempera, non si girano, e quindi non potrò più utilizzarla, però vabbè. Quindi quella di Benefit la do via. Questa invece viola la tengo perché non ne ho tante viola. Poi abbiamo altre matite nere, cerco di non tenerne troppe perché ne ho davvero già tante, quindi quella la do via. Questa qua di Urban mi sa che la tengo perché è veramente veramente nera. Sì, ero incisa ma poi l'ho tenuta. Poi questa qui la do via. Questa bianca può sempre servire, questa la do via, questo lo tengo, di Nabla, e via, ci siamo. Reparto sotto alcune ricariche di prodotti di Benefit nuovi che tengo,
ovviamente. Poi qua abbiamo due gel vecchi, butto. L'eyeliner di Fenty nuovo, per quello ho dato via anche l'altro perché sapevo di averne un altro. Qua prodotti per sopracciglia, di NYX do via, mentre questa qua è la penna di Anastasia Tengo. Gel di Wycon e gel di NYX Tengo, perché non li ho mai usati bene. Pensavo a finire quello di Anastasia e Benefit, quindi per ora utilizzerò questi. E qua c'è l'altro eyeliner di Huda, che appunto, vedete, tolto l'altro e metto questo nuovo, che non ho mai usato. Le saponette Tengo, e qua abbiamo due gel per quando magari tornerò scura di capelli, le Tengo per sicurezza, che sono 9. Metto tutto in ordine, piripiripippi. E che brava che sono, mi faccio i complimenti da sola, stavo cercando di capire come posizionare le cose. E tada! Anche la Pro Palette di Benefit Tengo, molto carina. E ce la fa! Ok. Passiamo ai gel, ne tengo pochi, questi sono i liner neri che non ho mai usato. Questi sono strascuri barra stravecchi, quindi li darò via. Anastasia, ciao. Questo nuovo praticamente, quindi lo tengo, ed è più chiaro. Questo di Wycon pure non è vecchissimo, sempre più chiaro, quindi lo tengo. Mentre, per quanto, vabbè, questi sono i liner neri chiusi che tengo. Mentre per quanto riguarda questo è fantastico perché è super waterproof, però è vecchissimo, quindi lo do via. Super scuro, do via. Questi ombrettini li tengo, possono sempre servire di Sigma. E quindi questo è quanto. Ora passiamo ai mascara. Qua ne abbiamo molti che mi piacciono, altri che magari sono un po' vecchietti. Quindi Size Up tengo, c'è anche la versione waterproof, Lancome nuovo. Honest Beauty, sono un po' confusa. Neve Cosmetics vecchio lo do via, Astra lo do via. Questo è bellissimo il pack, però lo uso poco. Alla fine lo tengo per collezione. E non so cosa sto facendo qua. Ah, li ho messi nel tavolo per usarli. Questo di Wycon mi era piaciuto davvero, davvero molto. Qua stavo controllando se era vecchio o nuovo Essence ed è nuovo, quindi lo tengo ovviamente. Questo di Charlotte, questo di Milk, tutte cose che tengo. Questo l'ho rubato mia mamma, ce l'ho ancora io. Questo lo do via perché lo uso poco. Questo di MAC alla fine non l'ho usato tanto, è waterproof, ma boh, l'ho dato via alla fine, non lo so, non me lo ricordo neanche bene. Questo di Shiseido è colorato, penso l'unico mascara colorato che ho. Lo teniamo, anche se non li uso quasi mai colorati, però non si sa mai. Questo per le ciglia inferiori è molto carino, di MAC, lo tengo. Questo ovviamente lo tengo, uno dei miei preferiti di Benefit. Questo è vecchissimo, di Lancome, quindi ormai lo do via, l'ho finito, però era veramente bello. È un altro size up. Passiamo alle labbra, come vedete ho un casino, qua tolgo subito Jeffrey e Dose of Colors che tengo tutti, eccone altri, qua abbiamo alcune cose di Natasha Denona, tengo quelli cremosi mentre questo qua lo do via perché è troppo chiaro, pescatino e non mi piace affatto, quindi non ha senso che io lo tenga, cioè lo darò a qualcuno che lo usa. Poi che sto a fa? Non lo so nemmeno io, forse devo tagliarla questa parte. Muovete benissimo, forse stavo svuotando la scatola per metterci questi prodotti che volevo dare via. Sì, esatto, non mi ricordo già più. Comunque, questo lo tengo, di NYX rimpolpante, questo lo do via. Questo qua lo tengo per ora, stavo un attimo decidendo cosa fare. Questo ero super indecisa perché il pack è fantastico, ma il rossetto in sé è proprio non da me, non è proprio da me, è rosina, cremosino, un po' lucidino, però lo tengo perché è troppo bello. Una delle poche cose che tengo veramente senza utilizzare solo per il pack. Poi un bordello qua, do via, non lo uso tanto, quindi i rosati ultimamente li uso meno. Questi gloss nemmeno, penso che non mi stiano particolarmente bene e non li uso quasi mai così glitterati, cioè sono proprio pium power, poi ne ho tantissimi altri, quindi li darò via, sono anche abbastanza vecchi, niente, ciao. Poi questo l'ho appena comprato, quindi lo tengo, questo sempre lo tengo, questo lo do via perché è un rosina violaceo che non uso, verde può servire, questo rossetto di Kiko strabello, mi piace un sacco la tonalità, quindi la tengo, molto molto carino, chissà se c'è ancora, non lo so, dovrei controllare. Questo colore non mi piace, preferisco Lolita, quindi tengo Lolita e quello più rosato lo do via, cercavo di vedere il nome ma ora non riesco a leggerlo, scusatemi. Morphe lo tengo, un bel marrone. Gloss trasparente ne ho altri, quindi questo lo do via, è nuovo, penso di non averlo mai usato. Questo ormai è vecchissimo, infatti scrive poco e niente, lo do via. Charlotte Tilbury, Pillow Talk, non mi dona particolarmente questo colore, infatti vorrei prendere la tonalità medium,
Però lo tengo, perché è l'unico rossetto di Charlotte che ho praticamente. Però non mi gusta assai. Qui abbiamo alcuni palette... Palette? Qua abbiamo alcuni rossetti in stick di Ila Maska, che però non mi hanno fatto impazzire onestamente. Cioè, questo marrone è un po' troppo lucido, quindi lo do via. Mentre questo qui nude non è male, però è sempre un po' troppo lucido per i miei gusti. Quindi sono indecisa. Lo metto lì, poi vedremo. Make Up For Ever tengo. Questo non mi piace tanto il colore di Banana Beauty, quindi lo do via. Poi qui abbiamo un rossetto di Mesauda, un altro colore che non uso mai, quindi lo regalo. Mesauda, collezione natalizia, lo tengo. Qua non so cosa prendere. Oh, indecisione. Questo di Banana, penso sia Nana Naked, mi piace, lo tengo. Questo di Kiko, molto aranciatino, non è male, però lo uso poco. È molto particolare. Sicuro non aveva tutti i giorni, però lo tengo. Sì, Melissa, dai, tienilo, mettilo di là. Vai, continuiamo. Pium, pium, pium. Matitone di Debbie. Molto carini questi. Mi piace un sacco anche il colore. Lo usavo spesso d'estate. Mi gusta, mi gusta. Lo tengo. Poi i gloss di Fenty. Questi sono vecchi e ne ho un altro nuovo nell'altra parte della makeup collection. Questi li regalerò, li darò via. Gloss sempre rosatino con tantissimi riflessi. Non lo uso mai. Bello, ma non li uso questi colori, non so perché. Quindi via. Poi, che fai? Ah, questo qua di NYX è un colore che do via. Questi rossetti devo ancora provarli di Shiseido, quindi li tengo. Sono molto carini, però sono un po' graffiati nel pack. Non so cosa ci ho fatto, boh, si saranno strisciati con la spedizione. Questo colore di Nabla lo do via, non lo uso tanto. Mentre Ritual era uno dei miei colori preferiti, però è vecchissimo. Però sembra ancora andare perfettamente, quindi lo tengo perché il colore è bello. Cioè l'odore non mi sembrava scaduto, ho detto vabbè. E io lo tengo ancora, visto che è intatto. Altri rossetti liquidi di KVD, sono due Lolita, tengo ovviamente quello nuovo e quello distrutto col pack tutto rovinato, lo do via perché sicuramente è stato il primo che ho comprato, quindi avrà minimo 3-4 anni. Ok. Ah, stavo guardando anche l'altro, sì, sono tutte e due Lolita, però li tengo entrambi perché mi piace Lolita come colorazione. Questo gloss top di P. Louise, non so se ci sia, forse era una collezione limitata, boh. Gloss trasparenti, questi li tengo perché per tipo look un po' esagerati col gloss che cola possono sempre servire. Poi, altro Jeffrey, tengo, bello, mi piacciono questi rossetti qui di Jeffrey, ce n'è un sacco. Questo di Natasha ha un colore tipo muerto, però l'ho pagato un botto, quindi lo tengo. Magari un giorno lo userò. Questo via. Questo qui è uguale a un altro che avevo comprato, quindi lo regalo perché non ha senso tenerlo. Questo sono indecisa di Kiko della collezione Wonder Woman. Forse lo tengo perché è un rosso un po' lucido, particolare. Sì, lo tengo. Questo è di Fenty e forse ne ho altri. Però sì, sono indecisa, devo controllare se ne ho altri. Poi, qui abbiamo un rossettino che vado a dar via, con un altro glossettino che non uso mai, quindi anche lui purtroppo lo abbandono. Addio, addio. Questo di Make Up For Ever è vecchissimo, via, per carità, le robe vecchie scadute non le voglio. Questo è un altro di Jeffrey che però è tutto rovinato, in più anche lui l'ho preso appena uscito Jeffrey forse, quindi è vecchissimo. Poi andiamo avanti, ho quest'altro rosso che posso tranquillamente utilizzare. Qua abbiamo le mini rossetti qui di Kylie, che però non uso tanto, ma sono super cute, ci ho messo una vita per accaparrarmeli. Quindi li tengo ovviamente, che fai? Cioè, è impossibile darli via. Sono un po' secchini, ecco, l'unica pecca dei rossetti qui di Kylie. Questo gloss lo do via, anche se mi piace un sacco fare collezione, cercherò di tenere meno cose possibili. Poi questo rossetto di KVD, sempre tonalità Lolita, amo alla follia, lo tengo. Il pack non mi fa impazzire, però è un po' troppo grosso. Infine, cosa abbiamo qua? Dai, muovate. Allora abbiamo questi che sono uguali a prima, non so perché sono ancora qua. Questi di Hourglass sono così strani che non li uso mai, però sono un po' scicchettini, no? Con questo pack. Secondo me puoi anche uccidere qualcuno se gli infilzi in gola. Morta! Chissà perché non ho scelto sto pack, magari c'è una storia dietro. E là pensavo fossero capelli, invece era la scatolina. Questo di Dior, molto bello il colore, però non mi ricordo se c'era qualcosa che non andava, quindi lo tengo perché devo ricordarmi cosa non andasse in lui. Forse si seccava,
Boh, però il colore è bellissimo. Poi qua sotto ho alcune mini taglie di Anastasia. Se riesco a prenderle, dai Melissa, ce la puoi fare. Picchiata, questo di Chanel me l'ha regalato mia mamma. Ovviamente lo tengo. Mi piace un sacco tamponato in maniera leggera perché è abbastanza rosatino. Però appunto tamponato non è troppo pigmentato e quindi mi piace. Poi un regalo, non darei mai via un regalo. Qua abbiamo appunto gli altri di Anastasia che penso che terrà solo uno o due perché sono colori un po' troppo accesi. Quindi non fanno tanto per me, ecco. Questo invece mi piace, un po' più violaceo, quindi lo terrò. Poi questo di Nabla, alla fine lo do via. È molto carino, super scivoloso, però appunto non lo uso tanto. Anche lui, bye bye. Qua abbiamo un bordello, questi di Fenty piccoli, li tengo. Mi piacciono molto, soprattutto lui, bellissimo, anche la full size, ma tengo tutto. Poi, qua abbiamo i rossetti di NYX dell'edizione natalizia. Mi piace un sacco il nude, questi sono più violacei, li uso poco, quindi li do via. Questo invece più rosatino lo tengo, perché non è male, cioè mi piace. Sono tipo tutti brillantinosi fuori, ma poi quando li swatchi sono i classici rossetti. Molto carino l'effetto però. Queste mini taglie di Pat, era un tipo un pacchetto natalizio, super cute, quindi le vado a tenere. Questo è particolare di Kaleidos, è un po' liquidino, non è un rossetto liquido classico, infatti mi piace anche lui tamponarlo. Un po' marroncino aranciatino, mi piace molto, lo tengo. Poi questo lo tengo di Be Perfect. Qua abbiamo Mesauda, un nude, lo tengo. Banana Beauty Gloss tengo. Questo di Nabla tengo. Questo lo do via, di Pixi, un gloss aranciatino. Questo di... Ah, è sempre di Pat tengo. Questo di La Mascara forse era il mio colore preferito. Molto più opaco, bello pigmentato. Quindi preferisco questa linea rispetto all'altra e lo tengo. Poi qua abbiamo un altro Lolita. Però Lolita 2 è quello più aranciato. In realtà lo tengo anche se è un colore che uso poco. Però può sempre servire un aranciato, eh? Non posso eliminarli tutti. Infine qua abbiamo questo gloss di Morphe 2 che tengo. L'ho comprato recentemente. E quest'altro è un rossetto liquido quasi vinilico, vinil qualcosa si chiama, di KVD, bellissimo. Qua abbiamo un altro rossetto liquido di Nabla che do via, diversi matitoni, i push-up di, i leggeri push-up di NYX, bellissimi. Questi con la mascherina sono fantastici perché non sono, una volta che si asciugano sono uno transfer, quindi li ho usati tantissimo anche negli anni scorsi sempre. E stavo scegliendo quali tonalità tenere, ma alla fine tengo quasi tutte tranne un aranciato che uso poco. Perché sono troppo belli. Qua abbiamo un rossetto natalizio di Kiko, tutto glitteroso, che tengo, super cute. Rossetto di MAC marrone, ovviamente lo tengo. Questi di Anastasia li tengo, super belli. Questo lo do via, sempre un colore violaceo che ne ho già altri che non uso. Questo l'ho comprato io, ma raga, mi sta malissimo. Però il pack è bello. In più, ovviamente, essendo l'unico rossetto che ho di Jeffrey, devo averne almeno uno, quindi lo tengo. È un po' mortino come colore, sì, magari per Halloween potrei usarlo. Poi questi di Nabla sono un po' troppo cremosi per i miei gusti, quindi terrò solo il nude, mentre questo qua un po' più Metropolitan mi pare tengo. Questo qua un po' più scuro lo do via, perché non lo uso mai. Rossetto in stick di Kylie lo tengo, anche qua i prodotti di Kylie non posso darli via. Qua abbiamo tre lip balm di Mesauda e tengo il rosso, mentre questo più viola e quello più rosato li do via. Stavo dicendo che Kylie la tengo perché ogni volta per comprarlo mi arriva tipo dopo secoli o devo pagare un botto, quindi non posso darli via perché tra dogana, tra questo e quello, per forza. E niente, quindi tengo questo. E penso che adesso metto in ordine tutto, no? Penso. E tada, finito in questo cassetto rispetto a prima quanto è libero. Ora devo fare le matite. Non ho finito, stavo scherzando. Però sotto, cioè, ho liberato troppo. Sono stata bravissima anche qua. Qui è stato un lungo processo di swatchaggio di tutti i colori. Praticamente tutte quelle più rosate le ho date via. Ho tenuto alcune rosse, alcune viola, altre marroncine ovviamente. Però la maggior parte di quelle rosate le ho date via, tipo questa di neve l'ho tenuta. Mentre questa qua di Wycon, io amo le matite di Wycon di questa collezione, quindi la tengo. È un rosato un po' più scuro. Questa di Pupa mi sa che la darò via. Stavo controllando se era per gli occhi, ma no, era per le labbra. Che fai? Sì, l'ho data via. Questa
Poi queste di Nabla, utilizzo molto quelle nuove, queste ormai non le uso più, però una violacea può sempre servire. Uda, no, l'ho usata ma per me non la tengo, per voi? Infatti, non mi ricordo più quello che ho fatto, comunque qua questa rossa di Mulac la tengo, questa sempre rosa di Nabla la do via e infine qua abbiamo quest'altra di Huda che tengo, Trendsetter, mi piace un sacco. Questa? Ah, questa è sempre di neve, marroncina la tengo. Poi ho diviso tutto, per colori. Andiamo avanti con quest'altra sezione. Pium pium pium, guardiamo un po'. Qua c'è la Brache che sicuramente mi dava fastidio. Questa è la matita del rossetto di prima, quindi ovviamente la tengo per abbinarla. Vedete, è un colorino... sì, un po' violaceo lillina scuro. Questa è particolare, non ho altri colori del genere, della collezione Vintage Vibes, credo, di Gaia e Martina, quindi la tengo, molto carina. Poi questa di Astra, nudina, è un po' dura, la do via. Questa di Charlotte, l'abbino al rossetto, Pillow Talk, quindi la tengo. Qui abbiamo diverse matite marroni, questa è sempre quella di Gaia e Martina e la do via. Anche questa è troppo scura, preferisco un marrone un po' più caldi, la do via. Questa qui la do via, questa che non si tempera la tengo. E questa è la matita di KVD che tengo. Siamo arrivati quasi alla fine. Altre matite, altro giro, altra corsa. Questa di Kiko è vecchissima, costavano tipo 2,40 euro, le avevo prese tutte, ma ormai non le uso più. Quindi bye bye amigos, che poi io sono molto influenzata dalle novità, quindi uso più le novità che cose che magari mi piacevano vecchie, perché uno magari non si trovano più, due non posso far vedere sempre le stesse cose, quindi vabbè, quella la do via. Poi qui cosa abbiamo? Queste praticamente le do tutte via, questa è pure vecchia, ciao. Un'altra Beft Line, che fai, me la butti. Qua abbiamo questa. Marroncina che mi piace, quindi marroncina bordeaux, sì, bella, la tengo. Qua alcune matite rosse, sempre da non temperare, quindi la tengo. Adesso ho deciso, metto le rosse qua, le nude le lascio là, marroncine e via. Poi il matitone lo vado a mettere di là con gli altri matitoni, sono strabelli questi di Astra. Questa è ancora chiusa, quindi penso che l'andrò ad aprire. No, la lascio così. Vabbè, questa di Banana Beauty è un colorino carino, però ne ho già altri così, quindi via. Questa è un'altra matita nude, super scrivente, ma che belle, però anche lei ne ho già troppe. Questa di MAC non mi ha fatto impazzire, è un po' duretta, quindi via, è un colore che non uso tanto. Dovrei provare a prendere una matita di MAC marrone, magari andrò a fare un giro prima o poi. Che succede? Sposto tutto. Le ultime matite, ce la fai? Ce la puoi fare? NYX, la tengo, mi piace. Che ci vuoi family? Le matite nude sono quelle che uso di più, ovviamente. Che questa è carina. Che faccio? Wycon, tengo. Qua ci sono tutte le altre matite di Wycon, sono tantissime e le ho swatchate tutte. Vi dico solo questo. Alcune erano più secche di altre, infatti alla fine le ho dimezzate anche un po' di più. Però facevano comodo in realtà, quando magari avevo bisogno di un colore sapevo che andavo lì e le trovavo. Però mi occupavano troppo spazio, sono veramente grandi, quindi anche qua ho fatto selezione, selezione, selezione. Vi metto tutto velocizzato perché sennò ci mettiamo una vita. Pam 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 pam
ansia perché devo essere più veloce, no, no, tutto il mio tempo, eccetera, anche se potrei fare i video più lunghi, però poi ci vuole un botto a montarli. E alla fine questo è il risultato finale, sono molto molto soddisfatta, non vedo l'ora di fare anche gli altri cassetti della makeup collection nell'armadio, perché anche là secondo me c'è molto da eliminare, ma sarà una serie appunto di video, quindi vedrete presto. Eccoci qua, ultimo cassetto per oggi. Abbiamo due cipre di Anastasia, le tengo entrambe, una sta per finire, l'altra è nuova, l'ho tolta dalla confezione perché era grossa. Che vi ritengo, questa di Nabla la do via, è vecchia, Debbie pure, questo di primer di Becca do via, questo lo tengo, questo qua lo tengo, mentre questo qua di Lorexia è vecchio, lo do via, questi altri tre primer invece li tengo.
Qui sotto abbiamo cipri che tengo, ah, qua c'è un'altra piccola di KVD, quindi ho deciso che darò via quella grande e terrò quella piccola che avevo già aperto. Becca Primer do via, sono vecchi, anche questo di Too Faced, anche questo di Make Up For Ever, stravecchio, ormai lo do via. Per il resto tengo tutto, cioè qua sono stata veramente super speedy, in più ovviamente avendo pochi prodotti, veramente non c'era bisogno di declutterare troppo, erano abbastanza nuovi anche. E tadan, questo è tutto il bottino che andrò a regalare barra buttare, poi farò una selezione accurata e niente. Sono stata decisamente brava come primo declutter, ora ci vedremo nel prossimo che andremo a declutterare tutto l'armadio. Niente, quindi spero che questo video vi sia piaciuto, ci vediamo presto con un nuovo video, vi mando un bacione gigante e niente. Bye bye!